Sarà Veneto Acque ad occuparsi della bonifica dell'area dell'ex Faisite a Fae di Longarone. La società in-house della Regione Veneto, presieduta dall'ex sindaco di Feltre Gian Vittore Vaccari, è stata incaricata dell'intervento dalla giunta regionale con apposita delibera. A Veneto Acque verranno assegnati 500.000 euro per una serie di lavori collegati a un'indagine di caratterizzazione integrativa, analisi del rischio e relativo progetto di bonifica, nonché all'esecuzione di alcune prime attività propedeutiche all'approntamento del cantiere e allo sgombero delle aree dalla presenza dei rifiuti. La contaminazione dell'area era derivata sia dall'utilizzo come deposito rifiuti, sia dalle conseguenze dell'esondazione delle acque del bacino posto a monte della diga del Vajont, che ha comportato lo sversamento di idrocarburi contenuti un tempo in cisterne presenti all'interno del sito produttivo. Un intervento importante che riguarda un sito cosiddetto orfano, sono quei siti per i quali non è possibile individuare chi ha inquinato, quindi non ci si può rivolgere a un soggetto particolare responsabile dell'inquinamento e quindi è obbligato a intervenire l'ente pubblico. Generalmente sono i comuni, in questo caso è area demaniale, siamo vicini al corso d'acqua e quindi interviene la regione attraverso la sua società partecipata Veneto Acque.